La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nell'ambito del progetto di distretto, mette in campo per il 2011 oltre 1 milione di euro per finanziare 13 progetti che riguardano il sostegno all'investimento nel settore energetico, la promozione turistica e lo sviluppo quindi del territorio, ma anche la riqualificazione monumentale. Presidente, presentate nuovi progetti di distretto. Quando si ragiona su questo tema ci si chiede, ha detto anche lei in conferenza stampa, chi ha deliberato i progetti, è un'azione concordata? Sì, esatto, è un'azione concordata. Abbiamo costituito una commissione già da 3 anni che si chiama Commissione Distretto, della quale fanno parte, oltre che rappresentanti interni alla Fondazione, cioè di organi della Fondazione, fanno parte i rappresentanti dei comuni del distretto forlivese, con esclusione del comune capoluogo, il comune di Forlì, e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e della Camera di Commercio. Discutiamo in questa commissione distretto di quali possono essere i progetti più importanti da finanziare in parte o in tutto per le amministrazioni comunali, e li sottoponiamo ad una verifica, ad una considerazione alle amministrazioni comunali, poi li discutiamo di nuovo a seguito di questi approfondimenti in sede di commissione distretto, e poi questi progetti vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, quindi è un'azione concordata con le amministrazioni comunali. Il risultato sono in questo caso 13 progetti su 31 che sono stati presentati. Finanziamo questi progetti per un importo complessivo di 1.186.000 euro. Con tutta probabilità l'effetto leva, la ricaduta in valore di questi progetti è di oltre 5 milioni di euro. Quindi un progetto importante per il nostro territorio, un progetto che, ecco, devo dire, e questo mi sembra che sia importante sottolinearlo, va in una direzione soprattutto, ed è la direzione preferita e scelta dalle amministrazioni comunali, che è quello del restauro, della ristrutturazione, dell'abbellimento, di una manutenzione forte, anche straordinaria, dei loro monumenti più importanti da un punto di vista storico e da un punto di vista artistico. Evidentemente i comuni sentono la necessità di abbellirsi, sentono la necessità di riqualificarsi da un punto di vista monumentale ed urbanistico, perché questo evidentemente attira più visitatori, attira più turisti, e questo credo che sia un orientamento da condividere e da sottolineare e da apprezzare anche da un punto di vista del finanziamento. Due comuni in particolare godranno del maggior numero di finanziamenti perché hanno fatto un ragionamento importante, l'ho sottolineato anche lei, riflettendo proprio sulle proprie origini. Beh, questo è, anche questo è una, sono due progetti estremamente importanti, molto significativi, fra l'altro si inseriscono nella nostra iniziativa del 2012 e del 2013 sul 900 forlivese. Sono due comuni di fondazione, come vengono chiamati, cioè sono due comuni che sono nati, chi più lontano nel tempo, chi più recentemente, sono nati ex novo, e che sono da una parte Terra del Sole e dall'altra Predappio. Ecco, nei confronti di Terra del Sole finanziamo la sistemazione, la manutenzione esterna e in parte interna di tutto il Palazzo Pretorio, quindi direi che proprio riportiamo il Palazzo Pretorio così come era una volta, da un punto di vista della sua estetica e da un punto di vista della sua presentazione, e nello stesso tempo, e questa è un'altra iniziativa molto importante, l'ex Casa del Fascio verrà ristrutturata, risistemata e destinata, credo, nelle intenzioni del Comune, ad essere sede di attività culturali, ad essere sede di convegni e di iniziative di carattere culturale sulla propria storia, sulla storia del ventennio e su tutto quello che riguarda questa amministrazione, questo territorio. Come si inseriranno questi due progetti nell'ambito del progetto 900? Possibile svelare qualcosa? Ma adesso forse il progetto 900 credo che lo presenteremo ai primi di settembre, quindi non credo che sia il caso di fare delle anticipazioni, che sarebbero sicuramente delle anticipazioni parziali e poco significative.
diciamo che nel progetto 900 abbiamo un interesse molto accentuato anche per tutto il territorio forlivese e quindi anche questi due comuni, quello di Castrocaro e quello di Predappio, saranno oggetto di una serie di iniziative da un punto di vista progettuale ma anche da un punto di vista convegnistico e di studio. Branca, cominciamo da qualche numero, quanti progetti sono stati autorizzati in questo caso? 13 hanno avuto il benestare del Consiglio di Amministrazione dopo che la Commissione di Distretto li aveva selezionati nell'ambito dei 37 progetti che sono pervenuti. Si tratta di una scelta assolutamente importante, concertata, che non ha definito come inammissibili o inadeguati gli altri progetti. Gli altri progetti che non hanno avuto un finanziamento non sono stati considerati prioritari o di facile realizzazione, facile tra virgolette, perché in realtà si tratta di capire il livello di copertura degli oneri previsti con le risorse messe in campo dalla Fondazione e risorse terze. Laddove l'investimento per un progetto è particolarmente significativo e l'interlocutore non ci dava garanzie adeguate sulla copertura dei costi rimanenti, abbiamo ritenuto di dover soprassedere. Stiamo ragionando comunque di risorse particolarmente importanti e significative perché i 13 progetti beneficiano complessivamente di 1.160.000 euro. €1.160.000 produrrà investimenti per 4.900.000 euro circa, proseguendo in una logica virtuosa che ha visto la Fondazione in 3 anni mettere in campo per il distretto, e credo sia chiaro a tutti che per distretto intendiamo tutto il territorio di riferimento comprensoriale con esclusione del comune capoluogo, ecco, in 3 anni la Fondazione ha messo in campo oltre 2.5 milioni di risorse, producendo investimenti per oltre 10 milioni di euro, praticamente un quarto delle risorse complessivamente necessarie che attivano, sono comunque indispensabili per realizzare nell'insieme i progetti. Possiamo dire quindi che la Fondazione anche questo è uno stimolo appunto per la produzione di investimenti. Ma devo dire che la Fondazione gioca sicuramente un ruolo attivo in questa partita e non solo per la componente economico-finanziaria che pure è fondamentale, perché in qualche modo nel ragionamento che si consuma all'interno della Commissione di Distretto è possibile ragionare, potrei elencare anche in questo caso più di una situazione che ha visto l'amministrazione proponente condividere una scelta diversa e ragionata rispetto a quella che magari veniva ritenuta prioritaria. Quindi presenza della Fondazione è sicuramente di promozione economico-finanziaria, ma soprattutto, non solo, ma soprattutto nella vicenda della Commissione di Distretto, ha possibilità di interloquire direttamente con le realtà proponenti. Ecco, ricordiamo quali erano i filoni verso i quali la Fondazione si è interessata appunto per questo sostegno finanziario. Sì, i filoni sono stati individuati di comune accordo con i componenti esterni della Commissione di Distretto e quindi quanti poi avrebbero dovuto proporci le loro iniziative. Filoni tutti importanti. Un primo settore riguardante le fonti di energia alternativa, quindi il sistema dell'innovazione ma anche del risparmio energetico. Un altro settore abbastanza generale che riguardava la promozione del territorio, quindi iniziative che possano produrre effetti positivi soprattutto dal punto di vista turistico sostanzialmente o produttivo se riguardano i prodotti tipici delle diverse realtà, ma la parte del Leone l'hanno fatta 8 progetti che insistevano sul terzo settore che è quello del recupero degli immobili di natura storica. Questa è una considerazione che può apparire anche abbastanza ovvia, ma in realtà è sintomatica di un orientamento che si va consolidando sempre di più nell'attività programmatoria soprattutto degli enti locali, cioè beni storici che spesso sono caduti non solo
in disuso, ma in qualche misura anche in rovina, e che vengono recuperati alla comunità non solo come luoghi di bellezza e di memoria, ma come opportunità di sviluppo del territorio in quanto destinati ad ospitare attività ed iniziative le più varie.